Camera di Commercio e Comune di Firenze hanno esteso fino al 2025 i termini per richiedere i contributi del progetto Negozi Sicuri, ovvero il 50% delle spese ammissibili, fino a 5.000 euro a fondo perduto, a favore dei commercianti e delle imprese di Firenze e della città metropolitana fiorentina, che abbiano subito danni da furto o spaccata, per il ripristino del danno o per gli interventi di prevenzione. Come Camera di Commercio abbiamo voluto dare una comunicazione un po' più incisiva sulla possibilità di aderire a questo bando di concorso. Infatti abbiamo ampliato al 2025 l'erogazione di questi fondi, quindi 50% a fondo perduto su un massimale di 5.000 euro. E la cosa importante da capire è che questi soldi vengono erogati non solo per i danni, ma per la messa in sicurezza delle attività, quindi dai bandoni, le vetrine, le videosorveglianze, l'antifurto. E noi su questo ci puntiamo molto a far conoscere alle nostre imprese la possibilità di poter prendere questi fondi. In base alla stima dell'Ufficio Studi e Statistica della Camera, i negozi dotati di vetrina nella metro città sono oltre 70.000. I contributi saranno erogati anche nel 2025, salvo esaurimento, alle imprese che presenteranno domanda accedendo al bando e alla relativa modulistica, pubblicati sul sito web della Camera di Commercio di Firenze. Possono presentare domanda di contributo alla Camera di Commercio di Firenze che gestisce l'istruttoria, inviando una PEC con un modulo di domanda che si può scaricare dal sito della Camera di Commercio e allegando le fatture relative alle spese che sono state sostenute per l'installazione o il potenziamento di sistemi di videoallarme, videosorveglianza, piuttosto che rafforzamento o potenziamento di vetrine e bandoni. Il contributo che la Camera di Commercio riconosce è pari al 50% delle spese che sono state sostenute con un minimo di spesa di 1.000 euro e un importo massimo di contributo per ogni impresa richiedente di 5.000 euro. Gli uffici della Camera di Commercio restano a disposizione per fornire tutte le informazioni utili alla presentazione della domanda o a qualsiasi quesito relativo al bando. Lo stanziamento di Palazzo Vecchio è destinato in via prioritaria alle imprese del Comune di Firenze, mentre l'impegno della Camera di Commercio riguarda tutta l'area metropolitana. Certificati di origine, al via la nuova piattaforma che verrà illustrata nei due seminari informativi programmati per il prossimo 28 ottobre, dalle 9.30 alle 12.30 in presenza nell'auditorium camerale, e il 29 novembre a distanza dalle 14.30 alle 17. Per iscriversi agli eventi utilizzare il link alla pagina dedicata sull'agenda del sito della Camera di Commercio. Giovedì 31 ottobre dalle 10 alle 11.30. Webinar informativo sui tre nuovi bandi per la valorizzazione della proprietà industriale e trasferimento tecnologico, varati dal Ministero per le Imprese e il Made in Italy e che prevedono contributi a fondo perduto fino all'80% dei costi. Nell'incontro online verranno illustrati gli obiettivi delle misure di aiuto e gli aspetti procedurali per la presentazione delle domande. Previsto anche un question time per i partecipanti. Maggiori informazioni sul sito della Camera. La Camera di Commercio informa che lunedì 28 ottobre l'ufficio decentrato di Empoli è chiuso per un corso di formazione del personale. Martedì 29 ottobre, inoltre, l'ufficio sarà aperto in via straordinaria solo su appuntamento. I servizi sono comunque regolarmente erogati nella sede di Firenze. Iscriviti alla mailing list della Camera di Commercio di Firenze. Informazioni utili alla tua attività, iniziative e servizi ed ogni 15 giorni. La newsletter Camera News, direttamente nella mail.